L'Europa è uno splendido concetto e è altrettanto splendido che la Nona Sinfonia ne sia diventata in un certo senso l'inno. E è un concetto che ha radici molto profonde, soprattutto in una cultura condivisa. Beethoven e Schiller sono due dei nomi che in questo caso vengono evocati, ma dentro questa partitura e dentro l'Europa ci sono veramente migliaia di uomini e donne che hanno regalato arte, bellezza, profondità di pensiero, e se essere europei vuol dire riconoscere le proprie radici in questo oceano di importanza e di bellezza, senza dubbio io mi sento più europeo che mai. Yeah, I think it's really beautiful that this Ode to Joy is the hymn of the European Union, because to me this symphony represents unity and humanity, and it's something that is so important in the world today, that music is the language that crosses borders, that really unifies people. So I think it's very beautiful and quite fitting. Per me non è solo, diciamo, la descrizione geografica, è un certo spazio unito dei valori di rispetto ai vicini, di parlare di tutto questo nel linguaggio di musica è un privilegio. L'Europa è un'unione meravigliosa nella diversità, che credo sia l'unione più profonda ed importante, davvero profonda e speciale che ci sia, quindi l'unione nella diversità. Per me Europa ha sempre significato, fin dall'inizio, l'idea di un unico popolo, come tanti fratelli che hanno personalità diverse e come tali hanno anche provenienze diverse, idee diverse, però comunque c'è una fondante sentire comune, c'è un comune vivere, esperienze comuni che in qualche modo ci danno l'idea di essere parte comunque dello stesso popolo, di un popolo grande, bello, come storico, come quello dell'Europa. Ormai siamo in un momento in cui io vedo l'Europa come una patria, perché in realtà dobbiamo sentirci tutti europei, dobbiamo sentirci tutti, facciamo parte di un mondo unico in cui c'è questa civiltà occidentale che noi dobbiamo difendere al massimo. Io di questo ne sono convintissimo, ma dobbiamo anche considerare che quando Beethoven scrive questo c'era già stato un messaggio di fraternità, di egalità. Mi piace a me chiudere gli occhi e pensare che l'Europa sono tante musiche che si uniscono in una unica sinfonia, che dovrebbe essere la sinfonia dell'unione, il canto alla vita. Mi piace pensare questo. Tutto si riunisce in questo monumento che è l'arena, dove c'è tutto l'antico e tutto il moderno. Ecco, per me l'Europa è tutto l'antico e tutto il moderno, è quella cosa quell'unità di popoli che hanno fatto la storia di tutto il mondo e che, come in questa sera, non devono mai dimenticarla, mai dimenticare la storia, e quindi ricontinuiamo a fare l'arena e continuiamo a fare la nona in arena.